Signori, ci troviamo di nuovo su One Piece Pirate Warriors 4. Signori, sono usciti i nuovi DLC e non vedevo l'ora di portarvi di qui sul canale. Appena troverò un buco libero, in realtà nella programmazione, perché mo c'è un sacco di cose che devo caricare sul canale. Appena troverò un buco libero vi inizierò a caricare i contenuti per quanto riguarda Pirate Warriors 4, che vi ricordo trovate l'intera serie qui sul canale YouTube, dal primo capitolo diciamo fino all'ultimo, quindi tutto il gioco sul canale YouTube. Se ancora non l'avete visto, andate a recuperare, che è veramente un gran bel gioco. E oggi, signori, ci troviamo qui perché andiamo a provare finalmente i nuovissimi personaggi di DLC che non vedevo l'ora di provare. E sono usciti sia Luffy, il nuovo Luffy naturalmente, Gear 5, tutto quello che volete. E sono usciti anche altri due personaggi, ovvero adesso vi faccio vedere Kaido ibrido, la sua versione ibrida, e Yamato. È uscito anche Yamato, come vedete poi non hanno aggiunto nient'altro per il momento. Hanno aggiunto questi tre personaggi che andremo a provare subitissimo. Non vedevo l'ora di rimetterci le mani su sto gioco, che è veramente bellissimo. Se non l'avete fatto, ragazzi, recuperatelo, che merita, che è veramente bello bello bello. E naturalmente oggi inizieremo a provare Luffy, poi proveremo anche Kaido barra Yamato. E in teoria, io non ho capito, fatemelo sapere nei commenti se lo sapete, se lo state già giocando anche il DLC, dovrebbero aver aggiunto una storia inedita per questo DLC. Mo non so se dovranno aggiungerla ancora o già c'è, perché ancora non ho esplorato bene il DLC. Ho solo visto i personaggi nuovi, questi qua, ho detto vabbè, li devo provare subito, all'istante. E vediamo un po'. Noi partiamo con Luffy. Come stage ho preso uno della storia veramente casuale. Ok, però io lo volevo potenziare, perché io non mi ricordo come si potenziano i personaggi. Forse devo farlo prima di startare la partita, perché non ce l'ho maxato. Vabbè, qua non mi interessa, skip, tanto noi sciottiamo tutto. Ok, praticamente hanno cambiato un pochettino la cosa, perché come vedete adesso qui per potenziare i personaggi servono questi oggetti, che non so come si ottengono però, perché ad esempio altri personaggi... Forse devo giocare il personaggio. Effettivamente più volte gioco il personaggio più posso sbloccare i potenziamenti, credo. Va bene. Qua abbiamo le mosse speciali. Abbiamo il Gum Gum UFO, Gum Gum Red Rock, Gear 5 come trasformazione e Gum Gum Storm. Io non mi ricordo i tasti, ragazzi, ve lo dico. Non gioco letteralmente da anni, probabilmente. Dall'ultima volta che hanno aggiunto le... l'ultimo DLC. E qua vabbè, metto un attimo la skill. Ok ragazzi, l'ho un pochettino potenziato, devo essere sincero. Come vedete ho portato il Gear 5 a livello 3 e il Gum Gum Red Rock a livello 3. Però adesso vorrei cambiare un pochettino le skill. Abbiamo il Gum Gum UFO, vorrei mettere qualche altra cosa se è possibile. C'ho tipo il Gum Gum Bazooka, il Red Rock già l'ho messo, il Rock Gatling. Proviamo questo. Che si fa con R1 si fanno le mosse, io non mi ricordo ragazzi, non gioco da una vita. Poi abbiamo il Gum Gum Storm, che possiamo mettere il... Oddio, in realtà c'è pure il diventerò il re dei pirati, ma non ci interessa. Il Gum Gum Martello lo fa girare, Jet Stamp Gum, ma ci sono un sacco di mosse, che poi mi sa che non le ho manco sbloccate tutte, perché ho finito i berry, sincero. Proviamo un gigante Jet Shell per il meme. Ok, quindi abbiamo queste skill e col cerchio, il R1 cerchio, ci trasformiamo in Gear 5. Vediamo un poco. E le abilità le ho messo un pochettino di skill per potenziare le specie, per caricarle più veloce, di aumentargli la potenza e così via. Saltiamo! Ragazzi, non mi ricordo niente un cavolo del gioco. Ok. Ok, queste sono le... Ah, c'ha l'Haki con... Allora, ragazzi, prima di tutto, chi non conoscesse il gioco, un po' un bordello come gioco. Però quando attacca si infonde con l'Haki del re. Ok, questo invece... Ok, fa un jet pistola sempre con l'Haki del re. Questo è caricato. E se invece proviamo a combare quadrato e triangolo. Ok. Ok, rifle. Vabbè, ragazzi, c'ha le stesse mosse del... è la stessa skill del Luffy base, quello là che si trova già nel gioco, ma solo che sono infuse dell'Haki. Sì, è identico proprio, me le ricordo ancora, per dire. Ok, queste sono le skill basilari, va bene. Comunque, ripeto, è un bordello. Sì, non cambia nulla, ok. Allora, proviamo una skill, che credo siano quelle le cose più belle da vedere. Ma non mi ricordo quali sono, però. Provo una X. Ok, queste... sono sempre skill del vecchio Luffy, ok. Non cambia nulla, shottiamo questo. Io non mi ricordo, come si dasciava? Ah, si dasciava con R2. No, come si dasciava? Ah, con L2, R2 che si faceva, boh.
E facciamo un quadrato, vediamo. E la Madonna! Mi pare un po' eccessivo, capo. Peccato che non abbiano più supportato il gioco, sincero, perché una volta hanno fatto uscire personaggi, quelli di Oden, tipo, parliamo tipo di un annetto fa, non hanno messo più nulla. Se comunque il triangolo prende, c'è l'attacco caricato, puoi caricare un pochettino di più e fai, però c'è questa sorta di aura rossa che è Lucky, che lui infonde, va bene. Però alla fin fine il personaggio è come quello basilare, diciamo. Però gli hanno messo le... Io vorrei vedere... Più altro, secondo me, hanno lavorato più sulla trasformazione che altro. Noi dobbiamo vederci ancora l'altra skill, eh. Vediamo. Questo è il Red Rock. È la Madonna! Porco giù, è un meteorite a caricare! Nada, me, io non sto shottando qui perché di base shot 3, perché non è maxato il personaggio. Ho finito i soldi, ripeto. E io lo trasformerei contro il boss, in realtà. È un po' sprecato, se no. Comunque è bello, bello, bello. Per carità, non cambia molto rispetto alla versione base. O almeno mi ricordo ancora tutti i moveset di quello vecchio, per dire. Qui come boss abbiamo sia Kaido che Big Mom, mi sembra. Quindi proviamo a shottare Big Mom. Facciamo un'altra... un altro pallone supremo. Comunque questa sia la skill del Rufy base, proprio. Ne posso fare pure un'altra così. A posto. Comunque è bello incazzato con la vita, sincero. Un cazzo di bordello ogni volta sto gioco. Più altro da vedere, secondo me è veramente un bordello. La cosa da giocare che è molto divertente. Da vedere, forse non si capisce un cazzo, come giusto che sia. È proprio il gioco che è una cafonata. Olè, guarda che saltone che fa. Io vorrei trasformarlo, quindi vediamo. Io non mi ricordo se mi dimentico qualche tasto, non credo, dovrebbe essere tutti qua. E chi lo aspetta per aprire la porta? Ah, distruggiamo, devo spaccarlo io, voglio aspettare qua allora. E abbiamo Big Mom. E lui, lei scende. Ci trasformiamo, vediamo un po' la trasformazione com'è. Bello, 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 bello. Oddio, guarda come cammina! Ma è bellissimo! Guarda come corre! Giro, giro, don, don. Prima ad attaccare. Bello, diventiamo pure gigante! Aspetta, però c'è Big Mama che mi occupa tutta la visuale. Guarda! Diventiamo pure gigante, ma è bellissimo! Attacco caricato con triangolo, fammi vedere. Ok, non ci ho capito una mazza, ma va bene. Oh, mio Rufy, guarda come si rialza pure. Proprio che cazzo. Io non mi ricordo... Ah, ok, ecco come si loccava. Ah, faccio una sorta di tornado per dashare. E proviamo una skill che dovrebbe essere forse cambiata. Io ho lanciato un fulmine addosso, però era talmente grosso che non si vedeva. Oddio, la mossa vale contro Kaido. Il giga pallone si umico. Ma oddio, può camminare? Non ci credo. Sto volando. Sto camminando. Ma che completamente... No, mi è tornato normale, Rufy. Ma stavo volando. Ma che tamarrata era? Vedi, lui non vola così. Oddio, ma è bellissimo. Però mo mi dovrei ricaricare un po', quindi shottiamo qualcuno. Cioè, è talmente grosso il personaggio quando diventa gigante che non si vedono neanche le animazioni tra poco. Facciamo... In realtà non faccio... Ma c'è Rufy là! Ah, giusto, perché nella storia qua c'era Rufy, Kid e Lou. E quindi hanno preso un Rufy pezzotto. Io sono quello vero. Troppo rivedo, non faccio... Anzi, forse è meglio che non faccio troppi danni, perché sennò già l'avrei shottata Big Mom. Vorrei un attimo ritrasformarmi, grazie. Ah, mi sa che è partito lo script qua di... Pare che entra Kaido. Infatti.
Oh! Mi spiace, Big Mom, sei arrivato un po' troppo presto. E mo ci ritrasformiamo. Vai, vai, scena canonica. Che poi è bella pure la trasformazione. Ah, poi mentre si trasforma, visto che c'ha l'aghi attorno, fa pure danno. Ok, e mo vi faccio vedere, guarda qua. Può letteralmente volare. Troppo bello. Proviamo a fare qualche altra combo. Questo è in volo. Ok, da dei cazzotti giganti, va bene. Qua diventiamo giganti, lo prendiamo pure a calcio. Proviamo questa. La sorta della mossa tipo quella dello Snake Man. Vabbè, rifacciamo questa che è bellissima. Ciao Kaido, ciao. Madonna, è distrutto, arato, annichilito. Ok, gli ho tolto pure il pavimento, tipo sembra. Ok, c'è pure questa che fa tipo l'UFO. E sto tornato. Naturalmente combando con quadrato triangolo si possono fare varie combo. Proviamo a fargli di nuovo questa. Ecco qua. Peccato che il camminare non è che ti fa vedere che lo afferra. Già ce l'ho in mano. Beh, io gli faccio questa che è bellissima. Sbroccata in culo, no senso. Ecco qua, vabbè, mo parte lo script della scena. Figo ragazzi, figo figo figo. Io mi sono divertito un sacco. Spero per almeno voi un minimo siete riusciti a vederlo, però... Tanto vabbè, sta parte la possiamo skippare, non ci interessa. Se volete vedere questa parte, ricordatevi la trama e la storia che abbiamo fatto su... sul canale principale. Grado S, vabbè. Tempo molto nel chill, perché ce la siamo presi nel chill per esplorare il personaggio. Però, ragazzi, mamma mia, sei stato è divertentissimo il personaggio. Io vi consiglio che se avete il gioco prendetelo, è troppo bello. Peccato, ripeto, che non ci sia nient'altro da fare se non provare i personaggi e basta, perché non c'è ancora una, non hanno aggiunto trama, nient'altro. Mi sembra che dovevano aggiungere, hanno detto, una trama apposita, però mi sembra che ancora non l'abbiano messa, quindi non, purtroppo non si può fare ancora nulla. Va bene signori, noi probabilmente ci vediamo prossimamente con qualche altro video con per provare sia Kaido ibrido che Yamato, probabilmente avrà la trasformazione, non lo so. Il problema è che mi dovrò mettere a farmare per potenziarli quindi al massimo. Quindi probabilmente i stream su Twitch qualche serata di questa lo portiamo One Piece, proprio per provare a maxare i personaggi e lo rigiochiamo, perché è molto molto divertente. Signori, io spero che il video vi sia piaciuto, era anche per portare qualcosina di diverso sul canale. Vi ricordo, se volete recuperare tutta la serie, la trovate qui sul canale YouTube di One Piece Pirate Warriors 4. Grazie mille come sempre per aver visto il video e noi ci vediamo quindi al prossimo video.